Eccoci qua, signori Big Luca da Dubai. In questo video vi voglio parlare del deposizionamento per differenza o come deposizionare la concorrenza e queste cose qua, e ve ne parlo dopo la sigla, che non c'è. Grandissimi signori, allora, io sono Big Luca, il più milionario di Dubai, e questa puntata, ok, vi vorrei parlare di una cosa importante, un argomento molto serio che purtroppo sta rovinando parecchie industrie, soprattutto le industrie che hanno in qualche modo a che fare con l'online marketing. Adesso facciamo un ragionamento un po' più ampio. Io continuo a notare un problema che ho recentemente. Innanzitutto, vabbè, è già da un po' che vi parlo di questa cosa. Recentemente ho fatto un corso che adesso dovrebbe essere chiuso. E abbiamo fatto un lancio di un prodotto che si chiama Info Marketing per Babbuini, dove in qualche modo sono andato a risolvere, per chi ha avuto la intelligenza e la lungimiranza di acquistare il corso, oltre a tutte le altre cose, il problema di cui vi sto per parlare. Continuo, dicevo, a notare un'ignoranza catastrofica nell'ambiente online marketing, quindi tutte quelle persone che in qualche modo usano delle tecniche, delle strategie, degli strumenti online per vendere i loro prodotti e servizi. Specialmente mi sto riferendo all'info business, agli infocorsi, videocorsi, le consulenze, il Done for You, le agency, che poi erano il vero target del corso Info Marketing per Babbuini. Continuo a notare un'estrema ignoranza che ormai è arrivata a dei livelli ridicoli, e soprattutto una non comprensione di certi meccanismi. Mi sto riferendo alle tematiche di posizionamento, che è una parola che oramai non significa niente, come la parola scienza. Ormai viene usata e abusata qualunque cosa è scientifica o non scientifica, o gli scienziati, non si capisce mai cosa questa cosa voglia dire. Vuol dire replicabilità. Ci sono questi termini altisonanti che però nessuno riesce più bene a identificare e tracciare indietro e riportare al loro significato originale. Posizionamento è assolutamente uno di questi termini nell'ambiente marketing e online marketing. Lasciando perdere la formazione che è stata fatta a torto o a ragione in maniera specifica sul posizionamento, non desidero in questa sede ricordarvi alcune cose, ma nel dire che il posizionamento mal capito e mal percepito abbia portato a una delle più grosse illusioni ad oggi presenti in Italia sul mercato, mi sembra piuttosto evidente. Insomma, non credo di dover neanche portare delle argomentazioni a sostentamento della mia tesi, basta farsi un giro su qualche sales page, leggere, ed il problema verrà presentato ai vostri occhi senza che neanche voi siate degli esperti. Insomma, il fatto che ormai ci siano persone che non sanno quello che fanno, se questo era vero 2 anni fa, per certi versi adesso è ancora più vero. E mi sto riferendo in primis al deposizionamento per differenza. Ora, l'industria di qualunque nicchia che possa far uso anche di marketing offline, ma questa cosa è più presente e più immediatamente visibile ovviamente online, perché uno in qualche modo vede l'annuncio di Facebook, può cliccare in 2 secondi su un funnel, vede il copy di questo funnel, è più immediato che magari un cartaceo, un evento, eccetera eccetera. Persone che si inventano di sana pianta delle cose e tentano di deposizionare, non si capisce chi, di solito se la nicchia è quella dell'insegnamento dell'online marketing, ovviamente tentano di deposizionare me, che è una cosa di un ridicolo, è patetica più che altro. E quindi quello che si usa a fare è di prendere quello che dice il leader, ok, in questo caso noi siamo assolutamente leader nell'insegnamento dell'online marketing, ebbene vengono prese delle cose che dico io, dice l'azienda Big Luca International, e alcune persone provano a dire, non provano a dire, perché provassero a dire saremmo già a posto, ma dicono con sicumera, come affermare che l'acqua è bagnata, il contrario, permettendosi oltretutto toni di assoluta irriverenza nel pronunciare e verbalmente e con il copy, quindi scrivendolo, il contrario
di ciò che per esempio diciamo noi. Questa cosa adattatela su qualunque nicchia dove ci sia un leader di mercato che dice A, ci sono tutta una serie di personaggi più o meno capaci che devono per categoria dire B. Ora, signori, io ve lo dico in modo molto chiaro. Questa cosa qui è completamente sbagliata. In che termini? Bisogna andare, come sempre, un attimo a sbobinare, sviscerare delle tematiche che potrebbero essere complesse. Se c'è il leader di mercato che è Big Luca, che insegna a fare A, B e C, e A, B e C hanno 300 testimonianze a testa, degli endorsement incredibili, dei risultati dimostrati incredibili, e quindi sono vere, efficaci e impattanti come strategie, e voi invece siete dei signor nessuno con zero testimonianze, zero casi studio, zero esperienza, zero conoscenza in molti casi, non potete lanciare prodotti o promuovere servizi o vendervi dicendo che A, B e C sono false e tentando di ridicolizzare chi le dice o chi le promuove per poi vendere D, che invece è un concetto assolutamente imbecille, non funzionante, non provato, non impattante, non strategico, non monetizzabile e non funzionante. Non si può fare. Guardate che vi state rendendo, prima eravate ridicoli, adesso si sta passando al patetico. Io non capisco bene, e credo che non lo capiate neanche voi, dove voi vogliate arrivare. Perché va benissimo nel momento in cui c'è un leader o comunque c'è una forte tendenza, ed è lì che non capite, del controtendenza. Io vado in controtendenza, ma tu puoi andare in controtendenza, giusto, se la tendenza è sbagliata, cioè se la tendenza è dire che 2 più 2 fa 4, io non so quanto senso abbia, ragazzi, dire che 2 più 2 fa invece 6 e fare delle sales o dei video, dei blog dove ridicolizzate il fatto che c'è gente che dice che 2 più 2 fa 4, ma 2 più 2 fa 4 però. E quindi ci sono delle persone che in questo momento stanno vivendo in questo mondo avulso, e all'inizio ti può anche andare bene, puoi fare delle vendite, ma innanzitutto stai mentendo. Cioè, si potrà andare avanti sempre per bugie? Io capisco l'hype, capisco l'essere cazzone, capisco l'uscire con un taglio piuttosto aggressivo, visibile, netto, polarizzato. Queste non sono cose sbagliate, sono cose giuste, corrette a volte. Ma dovete polarizzarvi, dovete essere netti, dovete essere verticali, dovete essere decisi su cose che però sono anche vere, perché io ho letto delle sales, poi me le passano, degli screenshot di argomenti che noi trattiamo e di cui siamo leader, come Big Luca International Consulting, cioè che non esistono, che non ci sono concetti inventati di sana pianta. Cioè, alcuni concetti, non voglio essere troppo specifico perché mi piace tenere questo discorso generale, perché non voglio che voi pensiate che si applichi solo ai guru dell'online marketing o ai consulenti, ce ne sono tantissimi, dai social media, un casino, ma anche in altre nicchie si vede, ok? Provando a, appunto, c'è questo deposizionamento che non si capisce, va bene? Quindi vedo dei concetti inventati, concetti sbagliati, non provati, ed è veramente ridicolo e si getta anche discredito in tutta un'industria. Primo, perché chi guarda, ad oggi, chi guarda vuole interessarsi al campo online marketing, cioè io sfido che le persone siano confuse. Poi alcuni vengono da me, anche alcuni colleghi, cioè a qualunque livello, diciamo che se tu sei un consulente sei mio collega, va bene, sto facendo la persona generosa, mi dicono: Big, ma sai che uno dei problemi che sono andato a sviscerare in babuini, mi dicono, si è alzato il tempo di incubazione. E io gli rispondo: sì che si è alzato, anche per noi si è alzato il tempo di incubazione, e lo sai perché si è alzato? Perché state riempendo l'industria di una marea di fragnacce e la gente è confusa, e quindi dopo un po' va in uno stato di stallo, perché se uno dice A, l'altro gli dice B, l'altro gli dice C, e c'è un conflitto tra A, B e C, e poi arriva l'altro che dice ma no, sono tutti stupidi, si deve fare D, le persone vanno in stallo decisionale,
E poi in realtà molti, io sono convinto, degli haters, degli scettici, la figura dello scettico io la rispetto, ma lo scettico che in realtà non è scettico, è un cagacazzo che dice che è uno scettico, ok? Questa è la categoria di persone che io non sopporto, no? Ti voglio cagare il cazzo, sono scettico, piuttosto che sono uno qual è l'altro termine che mi fa innervosire, non scettico, pignolo, no, quelli che vogliono un sacco di ma che in realtà anche se glieli dai non gli va bene, no? Quelli che scrivono sotto le sponsorizzate, che si taggano a vicenda, è assurdo, ma molti di questi, io sono convinto, sono in realtà persone che ci credevano, perché gioco forza come fa a essere lì. Io, la prima cosa che dico, gli haters che mi insultano su YouTube, dico, ma tu come fai a trovare i miei video? Vedo i tuoi ads past, ma come fai a vederli? Perché noi targetizziamo persone che hanno espresso interesse in come si fanno i soldi online, in Amazon, social media, alcuni personaggi pubblici riconosciuti. Io stesso a volte vengo fuori come interesse su Facebook. E quindi come faccio a targetizzarti se tu di questa roba qua non te ne frega niente? Provate a pensarci. Ok? Alcune di queste, non tutte, non sto scusando, ma secondo me una nutrita parte di queste persone, altro non sono che persone deluse, che volevano anche imparare e che si sentono giustamente prese in giro da continui cambi di direzione e di posizione. Alcune volte perché non le comprendono e non ci sono, oppure ci devono essere. Altre volte perché è pieno di consulenti e di persone che si inventano di sana pianta e dicono il contrario di quello che dice il leader. E la cosa triste è che alcune di queste persone, io penso, perché altrimenti perché lo farebbero? Sono realmente convinti che andranno da qualche parte. La mia domanda per voi è: ma voi siete veramente convinti, ragazzi, che dire il contrario di quello che dice Big Luca vi porterà nella terra promessa? Respirate. Sicuri? Sta funzionando? O state scammando due o tre personcine e poi Non va bene? E anche se funziona in termini di vendita, ma vi sentite bene? È longeva questa cosa? È decorosa? Cioè, dopo un po', voglio dire, secondo me si deve anche arrivare. Parlavo ieri con un mio studente, a un certo punto si dovrà anche arrivare a un punto in cui voi siete fieri di ciò che fate. Cioè, dire palle tutto il giorno vi fa sentire bene? Vi fa sentire persone importanti? Il fare continuamente battutine, a me passano, ripeto, delle sales che ho chiesto, non me le passate più, veramente riesco ancora ad innervosirmi, pensavo di essere diventato zen, a volte leggo delle cose che dico, no, vabbè, ma no, non ha scritto, non l'ho fatto. Persone che conosco, che non conosco, non voglio stare lì a sindacare. Pazzesco. Allora, signori, il continuamente fare battute e tentare nella vostra ignoranza del marketing, perché semplicemente non è così che si fa, di cioè questo, ma se dico così allora lo deposiziono, ma guardate che non quella roba lì non esiste. Io 2 anni però che vi dico che non esiste, però ascoltate, io vi voglio aiutare, vi aiuto a pagamento, perché però vi aiuto, voglio dire, ok? Non c'è il non esiste, tu puoi deposizionare qualcuno nel momento in cui provi con i fatti che quella persona lì dice delle cavolate. Perché il problema di questo discorso, ed è uno dei temi che io affronto in online marketing, scusatemi, in info marketing per babbuini, è il seguente. C'è proprio una lezione, un modulo. Scuso, ma ho un po' di raspino, dovrei fumare di meno. Soprattutto quando fuori ci sono 54 gradi percepiti. Non riesco neanche a mettermi gli occhiali per uscire, perché è tutto appannato, tutto black. E dicevo, c'è un modulo in infomarketing per babbuini molto bello, completo, dove io dico non copiate il big, perché purtroppo anch'io non devo fare l'ipocrita. A un certo punto l'ho inserito nel corso, ho detto, siccome tanto tutti mi copiano, e quando dico tutti intendo tutti, cioè manifestiamo questa cosa per chi acquista il corso, spende dei soldi e deve accedere a una formazione di altissimo livello, alziamo ancora di più il livello. E sono andato, ed era una mia preoccupazione in infomarketing per babbuini, che ho espresso al mio CEO, ho detto, secondo me è troppo, dai un occhio al contenuto, perché mi sto mettendo di fronte alla videocamera e gli sto menando di brutto. Mi fa, no, guarda, più è complesso, più è completo, più gli piace. Perfetto. E infatti poi così è stato. E
al posto di dirlo nei live, nei video, questo vabbè, lo vedrà chi lo vedrà, ho detto chi acquista il corso gli facciamo proprio un modulo, non copiate Big Luca, e soprattutto spiegare, perché avrò un'attenzione maggiore quando le persone pagano, prendono il corso, la loro piattaforma privata eccetera, ascoltano e guardano, e quindi gli posso trasmettere delle conoscenze che non ho. E la Madonna, sta passando un tiro, forse, non lo so, la finestra è chiusa, ma non posso trasmettergliele in modo così volante nei video, e va bene, il perché, tutte le tematiche strategiche del perché voi non dovete copiare Big Luca. Perché il problema per le persone, ed è da qui che si nota l'ignoranza, che non è un termine negativo, è semplicemente la realtà, perché mi dicono, però Big, anche tu l'hai fatto 2 anni fa di parlare male della concorrenza, eccetera. Ragazzi, no! È verificabile. Io non parlavo male della concorrenza. Primo, non mi riferivo a nessun nome specifico, eccetera. E quando dicevo gli altri colleghi oppure i player presenti non capiscono un cazzo, c'era un problema in quell'industria che era vero. E noi possiamo stare qui a cantarcele, se volete, possiamo suonarcela, possiamo dire no, ma perché tu Big hai la piscina, che non ce l'ho neanche più, comunque la stiamo facendo costruire per mantenere autorità e posizionamento. C'era il caso, ragazzi, che 2 anni e mezzo fa, che cos'era l'online marketing, non lo capiva nessuno, l'esplosione di Big Luca non è stata causata, vedete purtroppo quanto è importante spiegare certi concetti che possono essere veramente fraintesi. Non erano i video dalla piscina, perché dopo che uno dice una minchiata da una piscina non lo segue più nessuno. Era il fatto che finalmente introducevo concetti che prima di allora, ed è verificabile, non esistevano. Ma non sto dicendo che non esistevano per posizionarmi, era la realtà, c'era un vuoto di mercato che io sono andato a riempire. Poi dopodiché io ho iniziato per gioco, non mi aspettavo neanche sinceramente questa esplosione, immaginavo che avrei raccolto della visibilità, ma io ho iniziato per scherzo, in modo canzonatorio, si vede, ok? Ho detto, io facevo già business in America, ho detto faccio 4 video per questi beoti italiani, perché mi continuavano a far vedere, no, delle cose, diceva, cioè, se entro io, infatti poi così è stato, vedete che c'è anche una congruenza. Avevamo o tecnici, perché il funnel esisteva anche da prima che entrassi io, purtroppo anche lì le persone si confondono, ma certo che c'erano i tecnici di Facebook Ads, ma erano dei tecnici specifici verticali che ti dicevano che l'online marketing era fare il funnel 888 senza cognizione di causa, lanciare una campagna con il pixel, questo c'era, perché questo è. Nessuno mostrava i numeri, alcuni parlavano di soldi senza averli, non c'erano testimonianze, non era chiaro come creare veramente un ecosistema che estragga il massimo profitto, c'erano un sacco di abitudini e paradigmi negativi, e quindi io ho portato una ventata di novità e sono stato subito, immediatamente, ottimamente recensito. C'era la novità, per esempio, questa è una novità che ho portato, ma non è posizionamento, vi faccio capire, no, le differenze con quello di cui sto parlando, non è deposizionare, cioè quando dico nessuno mostrava i risultati, è verificabile. Il casino con le dashboard è nato con me, perché finte, perché no, però la piscina è sicuramente fake, perché non c'erano. Io ho parlato con persone che mi hanno detto, guarda Big, sono sincero, io non ho mai neanche potuto, non ho neanche mai pensato che sarebbe stato, che fosse stato possibile, non lo so, farle vedere le dashboard. Parlando con una persona, io non ho mai neanche ritenuto possibile, cioè non ci ho mai neanche pensato che uno potesse farmele vedere. Gli studenti, avevo già i risultati in America, quindi ho potuto, ero in una situazione diversa, cosa che ho ammesso fin dal principio, anche lì sono stato onesto, io non sono, cioè questa cosa che io dicevo, non sono venuto giù con la piena, non sono uno che si sta inventando al momento, avevo già i miei business, l'affiliate marketing, il Kindle publishing, i videocorsi, la consulenza nel settore americano, c'era un canale di YouTube che c'è ancora, adesso non lo seguo più molto, ma c'erano oltre 600 video, uno va lì se li guarda, ok, corsi, gli studenti, le testimonianze, le dashboard, mettevo i miei risultati, facevo vedere i bonifici, agli studenti chiedevo, quelli che volevano, di dimostrare che se vendevano consulenza, di far vedere bonifico, di far vedere strike, far vedere i risultati, c'è stata questa esplosione. E però era così. Non è che se saltate fuori adesso e dire prima di me nessuno, ma non è vero che prima di te nessuno, sei un ciarlatano. Ma poi oltretutto è cheap, adesso sono tutti top mondiali, top europei, adesso facciamo degli esempi, top del top del top, tutti che hanno le robe top mondiali adesso, sapete vero che non è vero? Cioè, non,
non è così. Okay? Cioè, io ho detto, per esempio, dichiarato, la Big Look International ha fatto il più grande lancio europeo nella nicchia della divulgazione dell'online marketing e non solo. Io credo addirittura dell'infomarketing tutto. E però c'è il video. C'è un video dove io faccio vedere che abbiamo generato 850.000 euro, non me lo ricordo neanche più, poi magari se il mio ufficio, se mettete ragazzi il link sotto al lancio papi sono io, però l'ho fatto vedere, cioè c'è un'oggettività, ho fatto vedere la piattaforma, ho fatto vedere i costi, ho aperto Stripe, ho aperto PayPal, ho aperto TransferWise, ho fatto vedere le transazioni. Poi se uno dice no ma tu hai montato, che non so neanche da che parte si cominci, penso che sì, non sono molto tecnico dei video di luci, eccomi, dicevo penso che si veda che io non sono esperto di photoshoppamenti vari, video editing, non sappiamo, però a parte vabbè le pirlate, devo dire molto poche. C'è un video, c'è un'oggettività, il lancio l'abbiamo visto tutti, c'è un webinar, c'è una sales, c'è stata una campagna retargeting, ci sono gli acquisti, ci sono le testimonianze, c'è un report dei risultati e non essendoci un altro report più grande, io posso dire che quello è il più grande. E non ce n'è in Europa, e se adesso se saltasse fuori io correggerei il tiro, sarebbe uno dei più grandi quantomeno. Direi uno dei più grandi in Europa, ma perché lo è? Non che il tuo corso o la tua consulenza o la tua agency o tu stesso sei un coso e devi dire che sei il top, i risultati top mondiali, europei, africani. Ok, non funziona quella cosa lì, è brutto da vedere e poi veramente è cheap, perché vedendola, non voglio dire dall'alto della mia posizione incensarmi, chi se ne frega, però è abbastanza ridicolo, no? Quasi di mi dà sempre questa sensazione un po' di pena, perché poi mi devo a Big, ma non gli dici, ma che gli devo dire? Non si fanno queste cose? Oh, guarda che in realtà non ti conosce nessuno, oh, guarda che in realtà non è così, mondo, Europa, top, nessuno prima, tutti questi termini qua. Fagli vedere le cavolate che scrive, ripeto, mi capita in molte nicchie, perché poi ho studenti in varie nicchie che mi riportano quello che gli altri dicono, quindi non capita solo su di me. Gli dico, cosa gli vuoi scrivere? Che 2 più 2 non è vero che faccia 17 come sta scrivendo lui sulla 6, se invece faccia 4 come dici tu? Immaginate la pena, ma perché si deve arrivare a questi punti? 2 più 2 fa 4, domani uno scrive altezzosamente che fa 16, gli scrivi che fa 4, cioè che, cosa fai? Ok? Cioè, uno entra in mutande al bar, cosa fa? Gli dici non si entra in mutande, probabilmente uno non direbbe niente. Cioè, ma non gli dici, ma cosa gli devi? È assurdo, è una situazione assurda, cioè rimani senza parole, non c'è neanche un'argomentazione a volte. Io ci sono delle cose dove mi troverai in difficoltà a spiegare il perché sono delle cavolate, lo voglio ammettere. Cioè, è come se io guardassi e direi, ok, dimmi perché non si stuprano i bambini? E uno rimane interdetto, cosa dici? Motivi, ok, cioè è ridicolo, motivi scientificamente, è sbagliato e basta. Quindi smettetela di copiare Big vuole il vostro bene, vi sta dando dei consigli, quelle robe lì che fate non vanno bene, venite flaggati automaticamente come ciarlatani e scammer, cosa che... Ok, non dite il contrario di quello che dice Big, non prendete concetti veri e dite che non sono veri, perché create uno smembramento mentale delle persone che non fa bene a nessuno, ok? Create discredito e soprattutto create delle informazioni, delle consulenze, delle agency, delle cose che sono basate sul nulla e prima o poi questo nulla viene fuori. Poi dite, cacchio, il tempo di incubazione si è alzato. E sì che si è alzato. Tutti stanno dicendo che sono i top del controtop, del paratop. I concetti sono uno contro l'altro. Oltretutto, in certe nicchie, nella mia, ragazzi, l'ignoranza è catastrofica. Ed è catastrofica perché ho già fatto un video a riguardo. Le persone possono cominciare a sentirsi professionisti perché giochicchiano con gli strumenti. Perché tutti quanti possono aprire un business manager, mettersi a cliccare.
E quindi uno dopo un po' che clicca dice, beh, io sono uno stratega del marketing. No, non lo sei, ma non lo sei, no perché te lo dico io, perché non lo sei. Ragazzi, per studiare l'online marketing bisogna fare tanta di quella gavetta, prendere degli aerei, andare a studiare in America, guardare casi studio, informarsi veramente, assumere un aspetto strategico vero, anche la parola strategia è abusata, basta. Perché io strategicamente, no, tu sei un pirlottolo che non capisce niente. Allora, non dire sono un pirlottolo che non capisce niente, vola basso, sai fare una piccola cosa, una cosa, diventa bravo in una cosa e la puoi insegnare, ma non dire che sei il top mondiale, il guru, top europeo, top mondiale, non abbiamo paragoni, ho sentito delle cose, no, perché nessuno può competere, ma che cosa state facendo? Ma chi siete? C'è persone che pensano di avere visibilità e non ce l'hanno. Poi sono ridicoli. Chiaramente parlano come se fossero famosi. Almeno io un pochino di visibilità ce l'ho. Pochina. Quindi, essendo anche qui, adesso vedete, essendo in qualche modo definiamo per l'online marketing, siamo l'ago della bilancia, adesso voi non scriverete sulla vostra sales io sono l'ago, determino la direzione, perché non la determinate. Volete scrivere questa cosa? Allora sì, la tecnica di posizionamento ve la sto insegnando io, gratis, ok? Bene. Dovete esserlo. Non dirlo. A me va anche bene la verità abbellita. Va bene. Però ci deve essere un sottostante importante. Altrimenti che cosa facciamo? Va bene? Quindi non bisogna dirle le cose, bisogna farle, esserle, viverle. La gavetta, signori, non diventate gli strateghi dell'online marketing, che è il mio campo, il nostro campo, giochicchiando con ClickFunnels, facendo il book funnel e non capendo niente di quello che state facendo a livello strategico, cioè fate un ad di qua, poi fate un funnel di là, poi fate un copy di là, e diciamo, cosa state facendo? Ma beh, non lo so, perché poi ci parlo, diciamo, non ho idea. ma persone che hanno avuto la lungimiranza, consulenza piuttosto che con me, con il mio coach ufficiale, un po' dico, senti qua Circe, capisci, in realtà dico ste robe sì perché ci stiamo posizionando, non funziona, ci spiegate per favore cosa fare, perché gli viene spiegato, cioè diventate anche persone serie, non c'è niente di male a sciorinare e a puntualizzare i propri risultati, va benissimo, cioè se voi avete un record mondiale lo dite, certo che lo dite, ma potete tenervelo, però questo è un altro discorso, no? Cioè se voi siete proprietari di un jet privato, potete dire questo è il mio jet privato, io volo in jet privato, si vola benissimo, ma non far finta che sia vostro, per esempio. Non so se è chiara la differenza. Cioè, no, perché io dico che è mio, ma non lo è. Stai mentendo. Anche qui, ragazzi, cioè certe cose non è per... Purtroppo c'è anche... Dovrei fare un video su questa cosa qua e va bene. Ripeto, me ne rendo responsabile, ci ho fatto anche un evento sopra. Il problema, vedete, è la manipolazione. E ragazzi, però... Perché, vedete, voi non dovevate leggere la sales page dell'evento, voi dovevate venirci all'evento, capite la differenza? Perché voi leggete la sales, dove si parlava di manipolazione, un tono ovviamente pubblicitario, è una sales page, cioè come quando vedete la pubblicità della Jeep che va sopra la montagna, ma non puoi dire, ma non è vero, è una pubblicità. Poi c'è la macchina, cioè c'è uno... Ok, dovete venirci all'evento, vi avremmo insegnato delle cosine. Per esempio, quali sono i confini etici della manipolazione. Prima lezione, peraltro, pure gratis su YouTube. Ve l'ho messa, guardatela. Cioè, manipolare e andare a premere determinate leve per velocizzare un processo decisionale e dare dei prodotti di qualità. E ho fatto poi... dei vari appunti durante l'evento su cosa questa cosa significa, voglio dire, abbiamo avuto un intero intervento sulla qualità di Brian Kurz, voglio dire, cioè vi dovete anche svegliare, ma non è la manipolazione, cioè molti di voi mentono, non raccontate neanche la verità abbellita, oltretutto molti di voi, ripeto, non voglio fare, sono anche molto goffi quando lo fanno, perché fondamentalmente io non sarei capace di mettermi di fronte a una telecamera e dire che 2 più 2 fa 16 con la stessa sicumera di alcune persone che ho visto, peraltro vi lodo anche perché cioè, avete una sicurezza che io sono molto, mi dicono tu sei molto confident, suoni quasi arrogante, ma non sono arrogante, sono confident in ciò che so, in ciò che non so, vi dico andate da altri. Ok? Sono bugie. Cioè state mentendo. Non so se vi è chiaro.
che ha, vabbè, non voglio fare il moralista o il santo, non me ne frega niente, però voglio dire, quando degli interi corsi, delle intere consulenze, delle intere cose, ad sponsorizzare, tutta una bugia, non si capisce, ah, ti hanno detto che A, invece è B, ah, ridicolo che si pensi A, invece A è A, mille testimonianze e tu sei a zero, ma anche per te, per la tua dignità, ti verrà forse il dubbio legittimo che forse magari stai dicendo delle triate? No, così. Ripeto, questa cosa è across the board. C'è un leader, c'è una persona riconosciuta e oltretutto, ragazzi, l'ho spiegato anche a Riccione, cioè voi, mettiamo che Big Luca sbagli. Che non sbagli. Vabbè, mettiamo che non siate d'accordo con ciò che fa. A livello, ragazzi, strategico e qualitativo, no come mi presento, che non siete d'accordo e considerate poco professionale che io abbia le scarpe gialle e mi sieda in modo comodo, visto che siamo anche a casa mia, voglio dire, casa in affitto, non l'ho comprata, che poi escono fuori, casa mia per quest'anno, ok? Quello è, va bene, quello è il messaggero, il modo di, può non piacere, parliamo però dei risultati, ok? Della qualità e delle strategie e dei risultati che queste strategie danno, non siete d'accordo. Innanzitutto dovreste avere altrettante strategie che funzionano, magari addirittura meglio. Volete fare una contropubblicità? Cioè, ragazzi, non è che se postate il vostro profilo Facebook personale vi sta guardando qualcuno, ma voi pensate veramente di avere una visibilità contro qualcuno che spende 30.000 euro al mese in ads? E se gli fate la controbattutina, cioè, ah, c'è chi dice A, ma io dico B, questa cosa sta facendo pesare un qualcosa. Ma voi avete questa illusione mentale, ma veramente fate? Alcuni di voi sono così, ripeto, in varie nicchie, cioè l'ho vista dall'insegnamento delle lingue al mio campo, quello dell'online marketing, all'addestramento degli animali, a qualunque altra cosa, cioè qualunque, soprattutto nel campo dell'informazione, perché meno male, si può fare consulenza, si può fare danfoglio, c'è cioè un agency, uno può gestirti varie cose, e quindi c'è queste, sono anche, diciamo, è una nicchia molto esposta all'online marketing, quindi chi vende informazioni si è avvicinato al fatto che queste informazioni possano essere prodotte e vendute online, perché è molto, molto congruente la cosa, quindi oppure persone anche che hanno la pagina ma che spendono poco, che magari hanno il corsettino, il fannellino, il cosino, è tutto molto, e dà questa, non è una sensazione, è una percezione di cheap, no? Di piccolo, di puerile, non so, di una roba arrabattata, di una roba un po' penosa, no? Della bugiettina, della battutina. Allora uno dice, ma ha fatto la roba bene, ma sì, dai, fagliela fare. Mi arrivano i report di qualcuno che dice, ma sì, aspetta, esattamente questa persona dove vuole, cosa fa? Cioè, dove spera che queste cose, queste allusioni e queste battute portino esattamente? Queste bugie. Non si capisce. Quindi non fatelo. Diventate bravi, studiate delle cose che funzionano, applicatele, potete insegnarle, potete fare consulenza, fatevi pagare tantissimo, lucrate, io sono d'accordo con tutte queste cose qua. Però no dire il contrario del leader per partito preso. Dovete avere dei risultati. Ecco, i risultati, è importante questa cosa secondo me, c'è una delle differenze che, e qui è posizionamento ma è vero, ha differenziato la Big Luca International, erano, e questo che ha un po' spaccato e creato, no, 2 anni fa anche il casino, che non c'erano testimonial dicendo Big Luca mi sta simpatico, il corso è bello, c'erano i risultati di quello che il corso doveva portare le persone a fare, cioè se un corso insegna come fare soldi online, banalizzo e allargo giusto per amore della discussione e della battuta e dello stereotipo, poi le persone devono guadagnare i soldi online, da dire che il corso è bello, che gli piace o che è completo o che è bello. Cioè si deve avere il risultato, ok? Cioè se un corso è sul fitness, il corso sarà bello, completo, stupendo, aulico, curato, sì, ma se le persone poi non dimagriscono e non hanno un bel fisico, c'è un qualcosa che non va in questo corso, in questa consulenza,
poi uno dei patimenti appunto di queste, per esempio, di queste web agency, che fossero web agency andrebbe bene, creassero siti, no, devono dire che strategicamente, addirittura è arrivato un mio studente che poi mi ha richiesto un'altra consulenza strategica, quella da un'ora, e lui era venuto da me, mi sembra che fosse andata così, era venuto da me e gli ho detto cosa fare, e poi lui da solo non ce la faceva far tutta declinare tecnicamente la strategia, diciamo, ed è andato a informarsi da un'agency che forse poteva aiutarlo, e al telefono questa agency ha cominciato a dire delle cose un po' strane, no? E allora lui gli ha detto: guardate ragazzi, io studio da Big Luca, guardate la demenza di certe persone, io studio da Big Luca, guardate che il Big, ho fatto anche la consulenza privata a 3.000 euro all'ora, quindi ok, mi ha detto di fare A, B e C, non di fare D. Ah, Big Lou, ma quello lì è un cialtrone, quello lì tarocca i risultati, proprio con questo tono di scherno. Io dico: babbi di minchia, ma chi cazzo siete? Cioè, ma come vi permettete di insinuare? Cioè, mi piace le registrazioni telefoniche e avere un po' più di tempo da perdere a fare il culo a due o tre personaggi. Dire, cioè, ma cosa dici? Ah, Big Lou, ciarlatano, i risultati tarocchi. Si capisce poi. Sono risultati inventati, ma in che senso? Cioè, vedete il problema? Perché loro pensavano, allora, o ci credono veramente, a che vabbè, sono dei pazzi, ma io non credo. Loro tentavano di e poi questa persona è anche andata dietro, non perché pensava io fossi un ciarlatano, perché ha detto vabbè dai, proviamo come dite voi, tornata da me disperata, Big, per favore, ripagando altri 3.000 euro, gli ho detto adesso senti il dolore di queste spese qua, di queste cose, vogliamo continuare o applichi? E poi questa persona è iniziata ad andare bene. E non vi dico la nicchia, ma non è nel campo della consulenza dell'online marketing, è nel campo delle informazioni, ma non è una nicchia affine alla mia. Ok? Perché? Perché l'agency, che non è contenta di fare l'agency normale, ti facciamo il sito, no, deve dire che strategicamente il funnel marketing, selling, positioning, basta questo position, voi non l'avete capito, si vede. Ok? Quindi occhio a quello che fate, per favore, fate le persone serie. Persone serie, ragazzi, non sono le persone che non nuotano in piscina, perché purtroppo anche lì bisogna definirla questa cosa, nuotate pure in piscina, fatevi la foto nudi vestiti di pelle in una Rolls Royce, però poi quello che andate a spiegare, quello che andate a fare è serio, serio nel senso che ci sono risultati, non serio che ne parlate con un tono avvincente, non serio che siete in giacca e cravatta durante la consulenza, io invece ho la magliettina. No serio che dite perché la professionalità, il professionismo, poi c'è tutta questa è una parola, è una buzzword, io dico sempre ai miei studenti, occhio perché quando c'è professionalità ripetuta più di qualche volta, danger, 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 sono quelle parole come all'inizio, che non vogliono, cosa vuol dire professionalità? È fare il lavoro bene, ma bene in che senso a questo punto? E non sto cavillando, è proprio importante, avere risultati, risultati seri, dimostrabili nel tempo, cioè ok. Quindi ragazzi, fate i bravi, non fate arrabbiare il Big, non dite il contrario di quello che dice il Big o qualunque leader di mercato voi riconosciate, non dite il contrario per forza, non fate le battutine, non fate, primo perché innanzitutto adesso non per fare alcuni di voi, non sto parlando solo della mia nicchia per carità, sono questi elementi di disturbo sono molto più spegnibili di quello che pensate voi, cioè siete dei tappettini di 60 kg, non andrei necessariamente fuori da un locale a insultare i buttafuori. Questo quantomeno è il mio parere, ed uno dei motivi per cui io anche studenti anche mi dico cosa dovrei fare, io dico ma perché sono talmente tanto piccoli che semplicemente disturbano, è cheap, poi sono piccoli, siete piccoli voi che fate questo, ma siete tanti, siete quasi tutti, perciò dopo un po' la massa critica di deposizionamento, battuta, controbattuta, guru, paraguru e di casino che c'è è molta. Quindi ragazzi, fate le persone responsabili, serie, mettete anche voi delle scarpe gialle durante i video. Sapete che c'è l'algoritmo di YouTube a cui piacciono le scarpe gialle?
Non ve l'ha detto la vostra web agency? Bella fresca. Ragazzi, io sono Big Luca, il più milionario di Dubai. Andate nella descrizione del video dove vedete i link, ci sono, ci sarebbero anche dei corsi, dei percorsi da acquistare. C'è il numero verde, secondo me conviene. Vabbè, arrivederci.